Mediterranea si incontrano i territori e in questo caso Pantelleria con l'Etna. Cosa ha a unire questi due territori, insomma, apparentemente distanti, ma comunque parte di una Sicilia che spicca per l'agroalimentare in questa fiera? Di meraviglie ce ne sono tante. Apparentemente distanti, ma in realtà due eccellenze. Io vi posso portare l'esperienza dell'Etna e di quello che è successo nel mio comune Castiglione di Sicilia. Castiglione di Sicilia 25 anni fa il prezzo dei terreni era 5, 6, 7 mila euro ad ettaro. In 25 anni è cambiato tutto. Oggi chi riesce a trovare, perché non è detto che si riesca a trovare, un ettaro di terreno deve pagare 250 mila, 200 mila euro per averlo. E come è successa questa rivoluzione? La rivoluzione avviene perché l'Etna è un territorio incredibile, così come incredibile il vostro territorio, così come incredibile Pantelleria, ed è stato scoperto da pionieri, da imprenditori, da privati che ci hanno creduto, da privati come Andrea Franchetti, come Marco De Grazia, come Frank Gordensen, che hanno creduto nelle potenzialità dell'Etna ed hanno investito in quel territorio, hanno investito a Castiglione di Sicilia, a Passo di Sciaro, a Solicchiata, a Rovittello, a Verzella. Queste sono tutte frazioni del comune di Castiglione di Sicilia e a loro volta all'interno di queste frazioni ci sono tante contrade, perché loro non solo hanno creduto nella potenzialità dell'Etna, ma hanno creduto nella microzonazione, cioè all'interno dello stesso comune, all'interno delle stesse linee, all'interno della stessa doc, ci sono territori diversi e all'interno di quei territori ci sono contrade diverse, quindi feudo di mezzo, feudo, arcuria, porcheria, dove il vino, dove il frutto dell'uva dà un prodotto che è diverso, un vino di territorio, un terroir che è un terroir unico. Io credo che se questo è successo sull'Etna non può non succedere da voi, non può non succedere a Pantelleria. Pantelleria è meravigliosa, io la conosco poco, ma ho visto delle foto, ho assaggiato i vostri prodotti e credo che se non è oggi, domani i vostri prodotti esploderanno, la vostra enogastronomia, il vostro vino, il vostro olio. Quindi il modello sicuramente da guardare, non da seguire, perché sono modelli che nascono e si sviluppano da soli, è quello dell'Etna, ma credo che Pantelleria abbia tutte le carte in regola per replicare il modello Etna, e credo che conoscendo oggi anche le persone che sono presenti in questo stand Pantelleria ce la farà, ce la può fare.